Niente! Silvia, aiutaci, Silvia! Silvia, aiutaci! Non c'è più niente! Non c'è più niente! Adesso vedrà, adesso comincia a ho tanto fiducia! Vedrà che non lasciamo indietro nessuno, mi raccomando. Vedrà che c'è stata una gara di solidarietà straordinaria. Non vi dimenticate! Arrivare all'altezza del primo piano e quindi eseguire. Praticamente ha subito la... Questa è la chiesa di San Massimo, la più sono quei ragazzi che lei ha conosciuto appena siamo arrivati e che hanno usano queste tecniche. Sarebbe esposto a grande. Questa è una grossa novità che siamo stati... Le vittime, come prima cosa, sono 260 vittime, sono aumentate, 16 bambini, 9 sono da identificare, 251 sono identificate. I funerali solenni si terranno venerdì, tende che sono in arrivo e di queste, e oltre a queste ce ne sono. Abbiamo lanciato un'idea che noi si possa individuare edifici di valore artistico, chiese, monumenti, altri edifici, su cui formulare dei progetti ed indicare questi progetti a questi paesi amici, ove volessero dare un senso e una testimonianza alla loro solidarietà, in modo che ciascuno si possa prendere cura di una ricostruzione. Naturalmente una ricostruzione che poi darà il nome all'edificio a testimonianza perenne dell'intervento di vicinanza e appunto di generosità dei singoli paesi. Avremo, non so, il palazzo di Israele piuttosto che la casa della Polonia, che la chiesa americana, eccetera. In crisi come la stessa regione Campania. Ecco, No, non mi sembra fuori luogo, mi sembra che i ragazzini ieri non potessero essere che avviati a un sorriso e all'ottimismo e al gioco. Siamo intervenuti con medici che clown e credo che questo sia ciò che si deve fare per far sì che non ci sia un'atmosfera di pessimismo, di negatività, di malattie e di morte là dove purtroppo le situazioni costringono le persone a stare. Comunque abbiamo invitato e continuiamo ad invitare queste persone a usufruire degli alloggi alberghieri. Funzione singola del singolo edificio, ma è quella di una piastra di cemento armato staccata dal terreno.